stato quello che ha fatto il gioco dell'intero e Andrei con le mani su Mike Maignan, perché Sara, non era scontato per nulla l'inserimento, l'ottimo inserimento di questo ragazzo che si sta allenando con il suo mito, perché nel suo mito era di fatto il suo idolo, e a parte aver subito con il gol. Solo 10 secondi e poi mettiamo nel pezzo. Ci siamo, sì. E guarda, ti faccio vedere anche un'altra bella immagine. A destra c'è Kier che parla con Stefano Pioli e non è un dialogo casuale, quindi considerando il fatto che Kier fino all'altro ieri era indisponibile, stanno parlando evidentemente di Robert Apple, guarda che indica Kier situazioni difensive, quindi questi sono i primi approcci insomma della preparazione in vista della gara di domani. Andiamo con i gruppetti, il gruppetto come dicevi tu con Daniel Maldini, che resta sempre chiaramente più. A proposito di ritorno, sì, a proposito di ritorni è un altro recupero, almeno nelle prime battute dell'allenamento anche Alessandro Florenzi, che aveva saltato la trasferta di La Spezia, torna a disposizione. Poi vedremo, chiaramente c'ha una fasciatura evidente al ginocchio sinistro, l'ha probabilmente avuto anche grazie al nostro operatore, si sta abbracciando, Tonali, uno dei punti di forza in questo momento della squadra. Ci sono tutti, non c'è Ibrahimovic, l'avevamo detto, che è riuscito da Milanello già circa 30 minuti fa, non c'è Kunic, c'è Olivier Giroud, quindi partiamo da queste immagini, da queste maglie arancioni, sono le maglie semplici, queste sono gli abbinamenti Champions, ad esempio uno dei più sorridenti è Rafa Leão. Continua a lavorare, quindi a schiacciare col pallone, andiamo nel gruppetto proprio sotto la nostra postazione, c'è Alexis Aramakies, altro giocatore che ha cambiato totalmente il ritmo e passo, e con Brandon Diaz, Kier
Gabbia, Fiorenzi e Ballottiere formano questo gruppo, dall'altra parte Tonali o Davide Calabria. Prima esercitazione di riscaldamento, meglio questo che il Corelli non fa tanto, Sara, quindi possiamo un attimino anche vedere delle immagini differenti. Insomma, comincia il riscaldamento, comincia la preparazione che ripetiamo, è divisa in tre blocchi, allenamento di ieri, allenamento di quest'oggi e allenamento di domani mattina. Un allenamento di rifinitura, si allena con la squadra anche noi dall'altra parte, anche Andrea Conti, che ovviamente è stato messo un po' da parte, ma ragazzi si è allenato sempre con enorme professionalità, ho visto tanti assenti, probabilmente domani per lui sarà panchina, c'è anche siamo Castiglio, che insomma c'è la parte di Colmina che poi domani scenderà in campo, forse l'unico dubbio riguardo al centrocampo, ma l'ombo sciato al via non può essere da estremamente la commissione del mio. Scarico, palla al terzo, scarico a lui e poi si torna in coda, vai, avanti, no, aspetta, vai, scarico, terzo, con Brian, e ti dà lui il drive, vai, e vai, e di nuovo in coda, vai, vai, oh, terzo, bravo, e ti dà lui lo scarico, Vani, subito rapido andare sotto, Vani, bravo, laterale, guardiamo laterale adesso, sì, poi... scarico, subito rapido andare sotto. Penso che la partita di La Spezia, come diceva Alessandro, il Milan è stato probabilmente nella rimonta, nella controrimonta, ma il Milan ha aperto il secondo tempo con 2,99 e 2,2001 in campo. È una cosa che fa sorridere da una parte, che deve far piacere al nostro calcio dall'altra parte, ma sono giocatori che adesso danno una certa affidabilità. Ha ragione a lei quando dice essere giovane è un conto, essere un esperto è un altro conto. Il Milan adesso inizia a avere esperienza, perché il Brian Diaz è con Manchester City, Real Madrid e Milan. Avrà giocato poco nei primi due club. Conta l'esperienza, Tonali è cresciuto, Leao adesso sembra un giocatore che non aveva mai avuto, è uguale a Benasferra. Tra l'altro, andiamo con le immagini di Stefano Pioli e Paolo Maldini, non so se la vediamo in tra gli altri, una bella immagine. Paolo Maldini proprio a colloquio, fitto in questo momento con Stefano Pioli, Pioli che ha chiamato la sua continuazione, un'immagine bella, se prendete non si vede problematica di questo riscaldamento o in Europa. Ha raccolto un'eredità pesante, lavora tanto, mi dicono tantissimo, ragazzi dall'estrema, dalla forte personalità, molto curioso, tutti dicono questa particolarità di lui.
peculiarità. Curioso, molto curioso del centro tecnico di Miranello, di cosa mangia, di come si allena, i tempi di recupero, su quelli che sono i movimenti tattici, ed è un giocatore che secondo me oggi valutato in Milan anche, perché non era semplice scegliere l'ora di giocare, ma al momento era sempre stata la parte di palla forte, ma precisa. In 5 minuti chiudiamo, ok? Quanto? Riesce a fare risultato anche con le assenze in difesa e in attacco, assenze che infatti da quello che facciamo qua nell'allenamento oggi a Milanello in parte soltanto dovrebbero essere recuperate. Ibrahimovic ha lasciato ancora prima che l'allenamento di gruppo iniziasse sul campo al consumo della stampa e dei media, e Kier invece si sta allenando in gruppo e ovviamente si cura tutto al bilancino perché il capitano virtuale del Milan possa esserci in tutte le partite di Champions. Probabilmente, lo vedete, il duo che si allena regolarmente, il dubbio principale è quello su Giroud. Fino ad ora è stato operando tranquillamente insieme agli altri, anche se da prima punta Rebic ha fatto vedere di non far rimpiangere né Ibra né Giroud, è normale, è già importantissima perché è vero che nessuno chiede niente di eccezionale al Milan, considerato il girone tremendo, però ti fai la botta quando la Fletta con il polso, quando riesci a evitare la tempesta perfetta del Liverpool e perdi solo 3-2. Se ci sono speranze per almeno il
peccato però che il Ciolo Simeone l'ultima volta che ha giocato a San Siro, finale di Champions nel 2016, non ha dei buoni ricordi. Tanto di Palmeiras, Sport Italia. Un secondo, un minuto. Aspetta, gira tu. Giro! Un minuto. Bravo, Ale. Fino alla fine si prova per farla tornare in giro. Almeno uscire indenni da questa partita, anche se il pareggio nella prima giornata sta 3-2-4.